In una fase di crisi, favorire l'accesso al credito soprattutto alle micro piccole imprese, così Regione Abruzzo e FIRA hanno presentato un avviso pubblico che mira all'erogazione di voucher per l'abbattimento degli interessi passivi. I dettagli spiegati in conferenza stampa dal presidente della FIRA Giacomo D'Ignazio e dall'assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca. Allora, questo avviso è stato tanto voluto dal tessuto imprenditoriale e dalle associazioni di categoria. Abbiamo messo a disposizione all'incirca 7.310.000 euro per un voucher per l'abbattimento dei costi di garanzia e i tassi di interesse. Allora, sarà un contributo a fondo perduto che permetterà di andare a calmierare i tassi di interesse che nell'ultimo periodo sono aumentati, e questo porterà praticamente ad abbattere del 50% il costo degli interessi passivi, come porterà ad avere un contributo per quanto riguarda il costo di garanzia che si otterrà per il tramite dei Cofidi. Il tutto, questa misura porterà certamente ad implementare ed ad aiutare tutte quelle aziende che avranno bisogno di liquidità. Lo sportello sarà possibile fare domanda dal 16 settembre e pubblicheremo l'avviso giovedì 8 agosto. Avviso rivolto in particolare alle micro e medie imprese, circa 600. L'assessore Magnacca sottolinea l'importanza di questa iniziativa. Assolutamente è una priorità consentire nuovamente alle imprese un agevole accesso al credito necessario per poter non solo fare i nuovi investimenti di cui abbiamo bisogno in un'epoca in cui stiamo tentando di spingere al massimo verso come dire, la transizione ecologica e quella digitale, ma anche la possibilità per le aziende di consolidare i debiti precedenti. Senza credito le aziende sono nella impossibilità di poter portare avanti il loro business. Quindi questa è una misura che ha l'obiettivo precipuo di agevolare l'accesso al credito, di creare liquidità attraverso due strumenti. Il primo è quello di un fondo perduto che va a coprire gli interessi e la possibilità anche di coprire con questo fondo perduto le commissioni che le aziende debbono dare nel caso in cui intendano rivolgersi ai Cofidi, che a quel punto darebbero la garanzia necessaria per un più agevole accesso al credito.